Ben ritrovati. Oggi parleremo di un supplemento cittadino pubblicato dalla TSR nel 1985, chiamato Lankmar City of Adventure, che è il primo supplemento cittadino pubblicato per Advanced Dungeons and Dragons, ancora nell'epoca Gygax. E tutti sappiamo che Gary Gygax era un grande estimatore dei lavori di Fritz Lieber, ovvero le avventure di Fafhrd e il Grey Mouser, tanto più che questo amore era ricambiato. Infatti Fritz Lieber scrisse alcuni articoli su Dragon, addirittura delle storie del Grey Mouser e di Fafhrd all'interno di Dragon Magazine. E finalmente nel 1985, dopo aver anche pubblicato un gioco di battaglie, TSR pubblica questo supplemento che è probabilmente quanto di più simile possa esserci a quello che Gary Gygax intendeva per la città di Greyhawk. Quindi diciamo che possiamo vedere come Lankmar, come in realtà quello che Gygax avrebbe voluto essere, la città di Greyhawk. Per quanto riguarda la città di Greyhawk, uscirà successivamente per la seconda edizione un bellissimo scatolato che però, essendo stato fatto successivamente, perde un attimino l'autenticità con quello che poteva essere, diciamo, l'idea originale. Diciamo che Greyhawk, la città di Greyhawk, è Lankmar a tutti gli effetti. Quindi questo supplemento può essere veramente utilizzato come template per giocare all'interno della città di Greyhawk. Questa è la mia copia, è la mia seconda copia, visto che non è comunque difficilissimo trarlo questo volume. Il volume è abbastanza grande. Inizia con illustrato all'interno da Jeff Easley e in copertina da Keith Parkinson. Comincia facendo il riassunto di tutte le storie di Fafhrd e Grey Mouser pubblicate fino al momento di pubblicazione, quindi nel 1985. Questi piccoli riassunti sono comunque un buon supporto, specie per chi ha letto i libri molto tempo fa, visto che Fritz Lieber scrive le storie, ha scritto, perché è morto purtroppo, le storie di Fafhrd e del Grey Mouser a partire dalla fine degli anni 30, mi sembra. Diciamo che per chi ha letto queste storie molto tempo fa, sì, la cosa ideale sarebbe rileggersele tutte, anche perché sono veramente fantastiche. Ma questi piccoli riassunti possono anche servire come memo, come modo di ricordare. Tra l'altro, alla fine di ogni singolo racconto c'è scritto anche quali elementi potrebbero essere utilizzati in un gioco di ruolo come Advanced Dungeons & Dragons. Successivamente c'è una parte relativa appunto alla descrizione della città e di tutti i suoi quartieri. E come vediamo, tra l'altro riportato in questa enorme mappa, che utilizza uno stratagemma che poi sinceramente non ho visto ripetuto negli altri supplementi della TSR, cioè per il fatto che probabilmente i personaggi sono nati a Lankmar e quindi conoscono comunque il nome delle strade e degli elementi diciamo più importanti della cittadina, come il Bazar del Bizzarro oppure la taverna della Lampreda Dorata, eccetera. Hanno inserito all'interno della mappa dei riquadri che poi dovranno essere in qualche modo determinati casualmente a livello di contenuto attraverso un libricino che è fornito sempre come supplemento, dove ci sono una specie di geomorphs, di siti geomorphs praticamente, che possono essere determinati in maniera casuale e che possono essere poi in qualche modo allestiti dal Dungeon Master. Una cosa abbastanza particolare che sinceramente non ho visto più ripetuto. E quindi diciamo che subito dopo quindi una disamina dei racconti di Fafhrd del Grey Mouser c'è la parte sostanzialmente di descrizione dei vari quartieri della città, che però lasciano comunque grande spazio all'abilità del Dungeon Master di allestire questi quartieri come meglio crede. Infatti, per ogni area è comunque
fornito anche una specie di scheda in cui appuntarsi i vari luoghi determinati attraverso i geomorphs o comunque che si vuole far comparire nell'area in questione. Molto carina come cosa, come idea, da provare sicuramente. I quartieri sono tanti perché la città è molto grande, avete visto anche la mappa che è veramente imponente. E subito dopo c'è un terzo capitolo invece che parla di Niuon, ovvero del continente in cui si basano le avventure di Fafhrd the Greymouse. C'è da dire che questa parte è molto poco sviluppata, così come in realtà lo è anche nei libri, nel senso che se leggiamo i libri di Fritz Leiber ambientati a Lankmar, abbiamo una buona idea della città, di come sia fatta la città, ma non così completa del mondo. Il quarto capitolo invece è un capitolo che riguarda i personaggi, che possono essere dei personaggi giocanti o non giocanti. Vengono riportati con l'immagine, questo è il mitico Fafhrd e questo è il Greymouser, e con le statistiche di gioco per Advanced Dungeons and Dragons come edizioni. Altri personaggi sono qui e poi c'è tutto un altro capitolo sui personaggi non giocanti, dove sono in pratica raggruppati tutti i personaggi che la coppia di bravi, diciamo, incontrano durante le loro scorribande. Non sono rappresentate attraverso le statistiche complete, ma attraverso la classe, il livello, eccetera. Poi c'è una sezione che riguarda le fazioni, le gilde di Lankmar. Sappiamo bene quanta importanza abbiano nel mondo di Lankmar le fazioni e le gilde, soprattutto quelle degli assassini, dei mercanti, dei ladri, eccetera. E anche questo, se leggiamo i libri poi di Gary Gygax, di Gorz e Rog, ambientati a Greyhawk, vediamo che vengono presi pari pari da Lankmar. Poi dopo ci sono gli dèi, anche queste le divinità di Lankmar, sicuramente sono molto importanti. Abbiamo gli dèi di Lankmar e gli dèi in Lankmar, va bene, questa la capiscono soltanto chi ha letto i romanzi. I mostri di Niuon, capitolo anche questo, i mostri qui sono forniti con tutte le statistiche, nello stesso modo del Monster Manual. E una serie di questo capitolo 8, Adventure in Lankmar, dove ci sono delle altre informazioni, tipo il sistema monetario, i livelli sociali, i prezzi, eccetera. Cosa succede se si infrange la legge, i debiti, il calendario, le festività, eccetera. Infine c'è un costruttore casuale di edifici e PNG, con quindi delle tabelle che possono essere utilizzate, dei floor plans generici da utilizzare quando i personaggi entrano nei vari edifici. Infine ci sono le nuove regole, diciamo le regole di conversione per una campagna Advanced Dungeons and Dragons in una campagna nel mondo di Niuon. Ad esempio possiamo immaginare che ci siano pochi semi-umani, ma che i personaggi siano principalmente umani, altre cose. Armi ed armature nel mondo di Lankmar. E poi una serie di incontri e di spunti per avventure. Oltre a questo libretto, come vi ho già fatto vedere anticipatamente, abbiamo una mappa a colori, bella, molto bella, e un altro libricino che in realtà riporta appunto questi siti geomorphs per allestire la città, e più tutti i distretti di Lankmar con la schedina in modo da avere un supporto su cui poter andare a puntarsi le varie informazioni determinate per i vari distretti, una scheda per il Dungeon Master, sempre per come registro di avventura, e infine i personaggi giocanti, che sono informazioni che sono comunque già contenute nel volume base, ma che comunque in questo formato, diciamo, staccato, sono abbastanza a portata di mano.
Il giudizio è buonissimo. Questo è veramente un ottimo supplemento per cominciare a giocare in una città. È consigliatissimo, specie se abbiamo letto i romanzi di Pfaffer e del Grey Mauser del mitico Fritz Leiber. E rimanendo sull'argomento, giusto un'ultima cosa prima di chiudere, volevo far vedere che in realtà in italiano, quindi in Italia, la Play Press tempo fa ha pubblicato, un po' di tempo fa in effetti, perché il prezzo è ancora in lire, questi quattro volumetti intitolati Pfaffer and Grey Mauser, disegnati da Mignola, che è il disegnatore di Hellboy, se non sbaglio, che ripercorrono molto, in maniera veramente molto fedele, le avventure del duo. Scritto nei romanzi di Fritz Leiber. Quindi, per chi ad esempio non è molto portato alla lettura di romanzi Sword and Sorcery, ma magari invece apprezza leggere un buon fumetto, questi sono veramente molto carini. L'unica cosa è che la produzione si è interrotta e quindi a un certo punto le storie si concludono in maniera non proprio. Diciamo con un finale ben preciso. È un peccato, ma in realtà non è il problema dell'edizione italiana, è proprio anche l'edizione americana che si fermava lì. E anche per questo abbiamo finito. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao, alla prossima.